Bussola, Federazione Italiana dello Sport, con Bussola e Cartina. Torniamo dalla Toscana, come vedete anche dalla grafica, dopo essere stati nella penultima puntata del nostro contenitore in primiero sulle Dolomiti del Trentino, e torniamo con la Toscana Orienteering Classic che va in scena nella zona di Montalcino. Apriremo con una prova sprint con un tempo previsto intorno ai 12 minuti di gara. Come sempre in apertura la cartolina con le bellezze paesaggistiche che ci avvicinano all'inizio di questa prova in terra toscana. Come sempre qui al mio fianco Pietro Ilarieti, ben trovato Pietro. Buongiorno a tutti, bentrovati con l'Orienteering, prepariamoci a vivere queste gare sprint che sono all'insegna appunto della velocità, del dinamismo e dello spettacolo. Allora, dalle Dolomiti alla Toscana cambia il paesaggio, non cambia però la spettacolarità di queste prove? Assolutamente no, qua bisogna stare molto attenti perché in caso di maltempo questa pavimentazione cittadina potrebbe essere magari scivolosa, un ostacolo extra per qualcuno. Allora, colline senesi, zona di Montalcino, Val d'Orcia, in provincia di Siena, si sta preparando il tutto per la partenza della prima prova sprint, come dicevamo, tempo previsto intorno ai 12 minuti di gara, ma i protagonisti di questa gara ci racconteranno più nel dettaglio, Daniele Pagliari in particolare, dal tracciatore. Il benvenuto del territorio a cura del vice sindaco di Montalcino, Angelo Braconi. Sì, buongiorno e benvenuti nel nostro amato territorio di Montalcino, che comprende appunto anche il municipio di San Giovanni d'Asso, che in questi giorni si sta esprimendo in questa disciplina sportiva, per molti di noi anche sperimentale, perché ancora non è evoluta nel territorio, ma è pronti a poterla far emergere sempre di più a livello internazionale. Di conseguenza, sviluppare un turismo che venga qua a raccogliere le nostre eccellenze ci fa piacere, è un nostro dovere, è un nostro diritto poterle sviluppare al meglio, e aspettare appunto, come in questa situazione, 1.000-1.500 persone che arrivano dall'Italia e dal mondo per poter condividere con loro la nostra ricchezza. Daniele Pagliari è il tracciatore della sprint di San Giovanni d'Asso. Quali sono le difficoltà che gli atleti oggi incontreranno? Oggi è una prova sprint e quindi è caratterizzata da un percorso molto veloce per cui il tempo previsto è circa 12 minuti di gara. Ho cercato di impostare sui tracciati una prima parte molto, molto veloce e anche impegnativa fisicamente per il terreno un po' bagnato dalle recenti piogge, e farli arrivare nella seconda parte un po' più tecnica e più intricata, con già un po' in debito d'ossigeno, e rendere appunto un po' più difficile la concentrazione a causa della fatica. Daniele, qualche nome per oggi tra le donne e tra gli uomini? Beh, sicuramente tra gli uomini va citato Alessio Tenani, specialista delle sprint, Giacomo Zagonel. Diciamo, nelle donne la vedo molto più aperta, perché a fine stagione tutte molto stanche, più equilibrate, c'è sempre Kirk Lechner, Taufer, abbiamo anche una ex campionessa del mondo svedese, Jenny Johansson, e vedremo, dai, sarà interessante vedere come finirà. Intanto ci si prepara per questa gara, per questa prova che richiama un nutrito numero di atleti dall'estero e ovviamente dal bel paese. Siamo in Val d'Orcia, come ricordavamo, in provincia di Siena. Le società che hanno organizzato questo evento sono IKP, Picchio Verde, Libertas Montalcino e Atletica Valdels, supportate dalle amministrazioni di Montalcino e Badia San Salvatore. Il Toscana Orienteering Classic nei prossimi anni verrà organizzato sempre a cadenza biennale. Allora, dicevamo, Pietro, tanti atleti, non solo italiani, noi ci concentreremo in particolare sui nostri atleti, gli atleti del paese, ma tantissimi anche gli stranieri, attratti anche dalle bellezze della Toscana. Sì, sono 1.200 i partecipanti, sono ben 30 le nazioni rappresentate. Che dire, l'Italia in questa fase della stagione riscuote sempre un grande successo verso il pubblico straniero. Per questo ci sono anche altri meeting come Venezia e Roma, e tutti hanno avuto un'ottima presenza di stranieri. E qui vediamo intanto le fasi di partenza. Cristina Kirk Lechner, abbiamo visto inquadrato la ragazza dello Sport Club Merano, dunque Alto Artesina, una delle terre sicuramente con il Trentino dell'Orienteering, e poi ancora Eleonora Donadini,
polisportiva pesanese, Samuele Curzio, polisportiva Masi, insomma ci sono tutti favoriti, anche perché poi questa è la prova, e vedremo anche la prova finale di Coppa Italia, se non erro, no Pietro? Sì, domani in particolare ci si gioca la Coppa Italia, tra gli uomini è una lotta che dovrebbe vedere Alessio Tenali vincitore, perché il secondo in classifica, che è Riccardo Spalletti, non è presente, ha chiuso a tempo la stagione, perché molti di questi atleti hanno avuto una stagione lunghissima, iniziata la primavera, passata per gli europei, i mondiali, le prove di Coppa del Mondo, e chi aveva ancora la voglia e le energie si è presentato qui in Toscana. Tra le donne dovrebbe essere super favorita Verena Troi, che se la gioca con Anna Cario. Non è presente Irene Pozzebon, quindi è una lotta abbastanza, dovrebbe essere già più assegnata questa classifica. Alessio Tenali l'abbiamo visto partire poco fa, e come ricordavi tu, allora 25 nazioni presenti, 500 gli atleti provenienti dall'estero, 800 quelli iscritti italiani, insomma davvero una gara molto molto partecipata a chiusura di una stagione che poi riserverà, se non erro, solo qualche campionato regionale ancora, ma non più gare di livello nazionale. Sì, diciamo che l'orienteering ha una buonissima attività di base, ci sono sempre delle garette da regionali o di promozione. Tieni presente che ad esempio anche subito con l'anno nuovo ci sono anche organizzatori che già a gennaio danno vita a un evento a Venezia in notturna, quindi nonostante la presenza del meeting che va avanti da 37 anni, quindi ci sono tante iniziative per promuovere l'orienteering sul territorio. Questo è Fabian Thomas, abbiamo visto anche prima Giacomo Zagonello, Unione Sportiva Primiero, ancora prima Ingirt Mire, IFK Göteborg Orienteering, l'abbiamo inquadrata poc'anzi, sicuramente un atleta da tenere d'occhio, un grande evento sportivo, questo nel segno dell'orientamento, quello appunto ospitato intanto qua inquadrato Tenani dalla Toscana, una kermesse che mette assieme anche turismo e valorizzazione del territorio, Pietro. Sì, soprattutto questo aspetto, e ovviamente c'è anche un'alta valenza tecnica dentro questi eventi, però soprattutto gli stranieri sono sempre attirati dal fascino, dall'arte, dalla buona cucina, dal vino, insomma l'Italia, come dicevamo poc'anzi, ha un fascino unico. In questo caso invece puoi notare anche tu, c'è un'alternanza tra il centro storico dove si gareggia nel castello e poi si passa in un ambiente totalmente differente qua in mezzo a questi uliveti, e qua abbiamo cercato di seguire al meglio i concorrenti con una camera mobile. Sì, non è né meno facile ovviamente seguire questo tipo di gare, siamo nel territorio di Montalcino che si spinge poi fino al Monte Amiata, in particolare fino ad Abbadia San Salvatore, Monte Amiata che è anche particolarmente adatto per questo tipo di gare, per questo tipo di sport. Sì, dobbiamo dire che nei giorni precedenti l'evento ha visto altre gare e due di queste gare si sono svolte sul Monte Amiata, quindi sì, è una terra che si presta in modo particolare. Monte Amiata, dove tra l'altro c'è la faggeta più grande d'Europa, e i colori d'autunno sicuramente hanno reso ancora più affascinanti queste prove. Intanto qua siamo sempre nella zona all'aperto, nella zona di campagna, non nel centro storico, Mila Nittinen, e quindi qui siamo con una finlandese, dicevamo tanti davvero gli stranieri che si sono iscritti a questa gara, paesi scandinavi ma anche da Israele, Stati Uniti, sono arrivati qui in Toscana attratti proprio anche dalle bellezze paesaggistiche che ovviamente la Toscana non ha da invidiare nulla a nessuno, sono particolarmente conosciute anche all'estero queste bellezze. Il 40% dei partecipanti dunque a questa prova non è italiano, il restante ovviamente arriva da tutte le regioni d'Italia. Viola Zagonel, Unione Sportiva Primiero, una delle società ovviamente più agguerrite, sempre anche Samuele Curzio con la Polisportiva Masi, altrettanto si può dire per questo tipo di società, che tra l'altro con Tenani, come ricordavi tu, si giocherà poi la Coppa Italia, la vittoria in Coppa Italia. Sì, Tenani che è proprio uno specialista delle gare sprint, lui ha costruito una carriera proprio sulla velocità di lettura, sulla velocità d'azione, non avendo magari un grosso spunto dal punto di vista fisico, lui si è super perfezionato sulla tecnica. Tenani che tra l'altro è il responsabile del progetto sprint che vede
e favorisce la crescita dei giovani proprio in questo tipo di specialità. Giacomo Zagonella, ancora Unione Sportiva Primiero, e appunto in Primiero siamo andati nella penultima puntata di questo nostro contenitore dedicato all'orienteering, Emiliano Corona, GS Pavione, e siamo sempre nella zona del Primiero, Primiero che ha organizzato e ospitato anche tantissime gare, tantissime manifestazioni anche di alto livello, dai mondiali juniores fino ai mondiali, insomma, assoluti in passato, e che continua ad ospitare grandi manifestazioni. Sì, GS Pavione, guidato da Adriano Bettica, che ha organizzato la penultima gara che noi abbiamo seguito appunto la settimana precedente. Assolutamente, tra l'altro leggevo per quanto riguarda questa tappa del orienteering in Toscana che gli assessori, coloro che hanno ospitato, i comuni che hanno ospitato questa manifestazione, sottolineavano come e evidenziavano anche come questo sport sia amico dell'ambiente, quindi anche in linea un po' con quella filosofia di questa zona molto bella, no? Anche dal punto di vista paesaggistico, della Val d'Orcia, di Montalcino, di quella che è questa porzione della provincia di Siena, no? Quindi anche questo forse è un aspetto da sottolineare. Direi proprio di sì, assieme al concetto di fair play molto in voga nell'orienteering, il rispetto delle regole e appunto il fatto che per praticare orienteering viene preservato l'ambiente, non viene costruito nessun impianto sportivo, ma si valorizza il territorio. Ricordiamo anche che l'orienteering, Pietro, può essere praticato non solo in questa maniera, cioè correndo e a piedi, diciamo, ma anche con gli sci, mountain bike, addirittura in canoa, no? Si può praticare l'orienteering. Allora, io non l'ho mai praticato in canoa, però ho sentito di tantissime versioni. C'è anche chi ha fatto l'orienteering subacqueo, l'orienteering a cavallo e l'orienteering con i cani. Quindi ognuno mi sembra che dà una propria interpretazione. Hai parlato di campioni e di specialità, vorrei ricordare alcuni dei campioni, soprattutto nella mountain bike, dove abbiamo raccolto anche dei titoli mondiali con Luca Dalla Valle, un trentino, lui viene da Croviana in Val di Sole, e poi storicamente la figura di Nicolò Corradini, che è uno sciatore che ha vinto 4 volte il titolo del mondo e adesso è commissario tecnico e guida tra gli altri i figli che sono anche loro sciatori, Francesco e Stefania. Di padre in figlio si suol dire in questi casi. Allora, visto che facciamo anche un po' la storia, ricordiamo che l'orienteering è una disciplina nata all'inizio del XX secolo in quelli che sono i paesi scandinavi. Sì, probabilmente per questioni di cultura si è diffusa soprattutto in quei paesi, poi però è scesa e adesso anche ad esempio la Francia è un paese emergente, la Svizzera storicamente è uno sport fortissimo nell'orienteering, però si sta sviluppando molto, adesso ci sono delle tournée in Cina, quindi anche in Asia si sta costruendo, si sono svolti molti eventi internazionali in Turchia, in Israele, quindi c'è una bella diffusione del movimento che vanta comunque partecipanti anche in Australia, negli Stati Uniti, quindi c'è l'internazionalizzazione del movimento, che è una delle caratteristiche che viene poi richiesta dal Comitato Olimpico Internazionale. Tra l'altro ti do una notizia, alle prossime Universiadi ci sarà anche l'orienteering, che per noi è un passo importante. Assolutamente, anche di visibilità di questo movimento che, come sottolineava Pietro Ilarieti, è sempre più internazionale. Intanto Cristina Kirchlechner, Sport Club Meran, sta arrivando, arriva anche Emma Bergman, quindi arrivi delle ragazze, in questo caso straniere, che partecipano a questa prova sprint in Ghermire, FK Göteborg Orienteering, davvero molto forti, sempre ovviamente finlandesi, norvegesi e svedesi, soprattutto come in questo caso arriva la Francesca Taufer, invece Unione Sportiva Primiero, e stiamo andando verso la conclusione di questa prova sprint, Pietro. Francesca Taufer, che tra l'altro è la campionessa italiana sprint, però in questo finale, dopo, come dicevamo, una stagione intensa, non è sembrata brillante, il suo tempo non è dei migliori. Molto bene in questa fase di gara, i suoi intertempi sono molto buoni per Viola Zagonel, e sta tornando ai vertici Cristina Kirchlechner dopo un infortunio che l'ha tenuta un pochino ai margini del movimento. Walter Bettega, GS Pavione, prima era arrivato anche il compagno di squadra Aaron Gaio, poi Fabiano Bettega, quindi un tris di arrivi targati gruppo sportivo Pavione, Adrien Brandi,
corsa orientamento, e Giacomo Zagonello, Unione Sportiva Primiero, anche lui dunque all'arrivo. Vedete anche un discreto pubblico a seguire l'arrivo di questa prova qui in provincia di Siena, Toscana Orienteering Classic, Samuele Curzio, Polisportiva Masi. Insomma, siamo davvero alla fine. Samuele Tait, Grand Light Orienteering Team, qui ci spostiamo sempre in Trentino, e siamo alla conclusione di questa prova. Sì, molto bene. Samuele Tait è un giovane che sta crescendo bene, purtroppo sta scendendo la pioggia, arriva Alessio Tenani che è proprio uno dei favoriti e si conferma. La grinta di Alessio Tenani che arriva, dovrebbe essere lui primo proprio davanti a Samuele Tait, mentre al femminile dovrebbe aver vinto Ingirt Mire, la straniera, la ragazza del IFK Göteborg Orienteering, davanti poi a Elisa Bertozzi e Viola Zagonel. Eccola qui Viola Zagonel all'arrivo, che aveva un ottimo tempo, la lotta qui sull'arrivo con Anna Caglio, Polisportiva Besanese. La Zagonella aveva già ottimi tempi, quindi si piazza sul podio. Andremo poi a vedere nel particolare le classifiche. Eccole qui. Allora vince Tenani, Polisportiva Masi 12-18-00, Samuele Tait, Grand Light, e poi Siro Corsi in terza posizione per quanto riguarda le ragazze. Ingert Mire davanti a Elisa Bertozzi e Viola Zagonel, 15-17 il tempo della Ingert Mire, più 22 secondi per quanto riguarda Elisa Bertozzi, poi terza invece Viola Zagonel. Qui è il momento sempre atteso delle premiazioni. Che cosa potevano dare in Toscana se non una bottiglia di vino? Sì, infatti è proprio uno dei prodotti del territorio, insieme al tartufo. E andiamo a sentire Viola Zagonel, la migliore delle italiane, Alessio Tenani. Migliore italiana oggi è Viola Zagonel, un bentornata nelle zone alte della classifica. Eh sì, è sempre bello tornare a correre, a divertirsi e anche a fare bene. A me piace divertirmi, poi sprint o middle o long, l'importante è divertirsi, quindi sì, mi piacciono le sprint, però non disdegno anche le altre specialità. Alessio Tenani, un addio all'azzurro, ma non si perde il vizio di vincere. Sì, è stata una gara praticamente perfetta, ho corso dall'inizio alla fine in pienissimo controllo tecnico-tattico, le gambe hanno comunque risposto in una maniera eccezionale, probabilmente questo finale di stagione un attimo in scarico, ci tenevo a fare bene perché questa sarà la mia ultima stagione, diciamo, completa. Il finale sarà domani, sarà un pochino più dura, oggi era bella mista, adatta alle mie caratteristiche in alcune parti, in altre meno, ma mi è venuto tutto così facile, bene così. Allora un Tenani particolarmente soddisfatto, Pietro? Particolarmente soddisfatto, era il grande favorito, non è sempre facile vincere da favorite, quindi è stato più forte anche delle pressioni. Ed ora a breve andremo a seguire una nuova gara con partenza sempre davanti alla splendida Reggia di Montalcino, e ci spostiamo in particolare a seguire quelle che sono le finali di Coppa Italia di cui abbiamo già accennato. Sì, vedremo chi si aggiudicherà questa Coppa Italia 2018. I due grandi favoriti sono ancora Tenani e Verena Troi per la classifica generale. Vedremo invece la tappa. Oggi Montalcino, cambiamo un po' tipologia di percorso, per cui abbiamo due partenze. Gli Elite sono già in quarantena, si preparano a partire per la loro gara, una partenza alta, e poi tutte le altre categorie che partono qui davanti alla splendida Reggia di Montalcino. I percorsi di oggi saranno forse un po' più filanti, nel senso che abbiamo utilizzato un minor numero di punti, però chiave fondamentale di oggi le scelte di percorso. Qualche punto un po' più tecnico triti sulle mura, e poi tanta corsa per arrivare fino qui alla Reggia e nella zona arrivo. Tanta corsa per arrivare fino all'arrivo, ci ha detto il tracciatore Jaime Origi, che abbiamo intervistato prima di questa finale di Coppa Italia. Tante difficoltà da affrontare, poi appunto tanta corsa che non manca mai nell'orienteering. No, soprattutto nella sprint. Oggi gli Elite in particolare, che noi andremo a seguire, hanno una partenza differente rispetto a tutti gli altri, hanno una partenza posizionata più in alto e comunque la gara è molto molto veloce. Jaime Origi è un uomo di grande esperienza, nonostante la sua giovane età, e sicuramente ha fatto di tutto per mettere in difficoltà gli atleti. Prima in questa parte
un pochino più aperta e poi nel centro storico. E infatti vediamo, pronti via, c'è subito una salitina, tanto per aggredire, tanto per scaldare i muscoli. Alessio Tenani, polisportiva Masi, allora è lui il favorito per la vittoria della Coppa Italia 2018 di orienteering, così come al femminile, lo abbiamo detto, è Verena Troi da Terlano, Alto Adige, che qui a Montalcino vuole portarsi a casa dunque la Coppa Italia, un trofeo assolutamente prestigioso. Tra l'altro ti segnalo che Verena Troi, nonostante una carriera ad alto livello e i suoi 43 anni, non ha mai vinto la Coppa Italia, quindi per lei sarebbe una prima assoluta e la conferma di una stagione ad altissimo livello. In Gerd Mire, ancora Göteborg Orienteering, ci sono comunque anche le ragazze in questo caso, ma anche i ragazzi stranieri impegnati e ovviamente non concorrono per quella che è la Coppa Italia, questo è chiaro, ma affrontano comunque questa gara, questa quattro giorni qui in terra toscana, in Val d'Orcia, in provincia di Siena. Eccola qui Verena Troit, runner Orienteerungsläuf, quindi altra società, così come il pavione, abbiamo detto prima, Unione Sportiva Primiero e tante altre, che ha fatto un po' la storia di questo sport. Sì, in particolare la squadra di Terlano deve un grande ringraziamento a quello che è la sua guida storica, che è Ernesto Rampado, una figura che da tanti anni è presente quasi a tutte le gare. Volevo dire che Verena Troi oggi partecipa qui a questa sprint, dove però diciamo non è per niente la sua specialità. Lei è una donna di resistenza, ha fatto molto bene nelle long, nelle middle, ma nelle sprint non si è mai espressa bene. Credo che potrà far meglio Christine Kirchleckner, che sta ritornando, come dicevamo prima, ad alti livelli, e sicuramente tra le due c'è anche una certa sana rivalità storica, però diciamo che in questo caso forse la Kirchleckner è più favorita oggi. Come disciplina più vicino a lei dunque la Kirchleckner Sportclub Meran, vediamo proprio ora in partenza, lasciamo le partenze per inoltrarci in quella che è la vera e propria gara, e qui siamo nei vicoli della cittadina. Sì, come vedi molto bella anche qui le mura, c'è una parte questa pavimentazione dove bisogna stare attenti, poi si va, ci fa un passaggio su strada, c'è una parte su prato, quindi molto differente il tipo di terreno che gli atleti vanno a trovare. E abbiamo visto anche un'immagine un po' più in là rispetto alla cittadina, un po' più nelle campagne, poi ognuno prende anche un po' la propria direzione, no? Per arrivare a quello che è il punto di controllo, anche questa è una particolarità. Ovviamente Adriana Brandi, corso orientamento club, intanto che vediamo arriva da questa parte, c'è chi invece la fa all'inverso salendo dalle scale, Aaron Gaio per esempio, GS Pavione, arriva da quest'altra parte. Lui fa la scalinata, c'è poi invece chi la scalinata se la fa, ecco quella scalinata lì, se la fa in discesa, quindi ognuno fa le sue valutazioni. Diciamo che nella sprint, mentre arriva Christine Kirchleckner, nella sprint questo tipo di scelta è un pochino più limitata perché le tratte sono molto brevi, mentre in una long si possono fare delle variazioni importanti, in una sprint queste variazioni sono proprio questioni di pochi metri o pochi secondi. Ricordiamo che la fase finale della Coppa Italia 2018 di orienteering, i favoritissimi lo abbiamo già ricordato, Alessio Tenani, polisportiva Masi e Verena Troi di Terlano, che cercano di conquistare questo prestigioso trofeo, come ricordava Pietro, per la Verena Troi sarebbe anche un prima volta, quindi doppia soddisfazione se la ragazza altoatesina riuscirà a portarsi a casa questo trofeo, questa Coppa Italia Orienteering 2018. Viola Zagonelli intanto, Unione Sportiva Primiero, che fa le scale per l'appunto in giù, così abbiamo visto tutte le varianti, no, per l'arrivo a questo punto di controllo. Sì, come vedi poi il punto d'uscita è lo stesso per tutti, perché se ne vanno da quella parte, però poi come si arriva a questo punto ognuno si deve un po' arrangiare come meglio riesce. E qui lo vediamo proprio, no? L'incrocio, quindi c'è particolarmente chiaro il fatto che non tutti arrivino dalla stessa parte. Francesca Taufer, Unione Sportiva Primiero, anche lei impegnata, e poi si controlla subito la cartina per il prossimo punto da raggiungere, Pietro. Ecco, una cosa da far presente in questo caso, gli atleti sono sempre molto attenti a cercare il punto esatto
dove sono poi localizzati in quel momento sulla mappa, loro devono stare proprio a contatto, è come se loro, la loro testa fosse dentro la mappa. Infatti si dice che un atleta entra in carta, perché è proprio un tutt'uno tra atleta, mente, corpo e mappa, cioè deve essere, tutti questi elementi devono essere presenti per far sì che la performance sia al massimo. E lasciamo i vari passaggi per arrivare proprio sul punto di conclusione di questa prova. Verena Troia, allora, Terraner Orientierungsläuf, sta arrivando e sta per conquistare la sua prima vittoria assoluta in Coppa Italia, la Coppa Italia di orientamento 2018. Va a concludere la sua prova, arriva anche Emiliano Corona, GS Pavione, eccolo qui, anche per lui ultimo sforzo, ultimi sforzi qui sul arrivo. Lei è Vera Chiusola, è una delle giovani promesse dell'orienteering italiano, anche lei altotesina. Tanti altotesini, tanti trentini, ma non solo. Jessica Lucchetta, orientamento Tarzo, anche lei chiude qui la sua fatica, ferma il cronometro, ancora arrivi dunque qui nella rocca di Montalcino, molto molto bella per quanto riguarda questa finale di Coppa Italia orientamento 2018. Abbiamo visto allora arrivare Verena Troi, che si porterà a casa alla fine il successo. Tenani era praticamente scontato, no, il successo invece di Alessio Tenani. Sì, lui è un uomo di grande esperienza, quindi sa anche gestire i momenti, e in più il fatto che mancasse Riccardo Scaletta gli ha praticamente spianato la strada. Io avevo fatto questo paragone, era davanti alla porta, non c'era il portiere, doveva solo accompagnare il pallone dentro. È arrivata Christine Kirchleckner, ottima prestazione, è al momento prima, vedremo se saprà conservare questo primato. Aaron Gaio, intanto GS Pavione, anche per lui ultima fatica. Samuele Curzio, Polisportiva Masi, guardate anche questa scalinata da affrontare proprio prima di arrivare. Walter Bettega dal primiero, Samuele Curzio, Polisportiva Masi, gli arrivi poi si susseguono. Eccolo qui Bettega intanto che arriva proprio e passa il traguardo. Niela Mittinen, per quanto riguarda invece le ragazze straniere, si sta comportando davvero molto molto bene, passa davanti alla nostra Kirchleckner, la finlandese. Lucia Curzio e Fabiano Bettega, poi gli arrivi si susseguono, ovviamente ormai siamo proprio alle fasi finali di questa prova valida per la finale di Coppa Italia. Viola Zagonel, Unione Sportiva Primiero, anche lei abbastanza bene. Ingiat Mire, ancora una volta, arriva prima della finlandese, chiude quindi al primo posto. Mire davanti a Nittinen, e poi c'è un'altra finlandese, la Kirchleckner, nel frattempo è scivolata al quinto posto ed è anche la migliore delle azzurre, la migliore delle italiane. Francesca Taufer. Sì, poi come vedi ora sta anche piovendo, quindi cioè, chi parte con la pioggia è ovviamente svantaggiato. Arriva Tenani, gara breve, ma come vedi atleti sfiniti, quindi sforzo intensissimo. Assolutamente, qui da affrontare c'erano parecchie avversità fuori e dentro la cittadina. Eccolo qua Alessio Tenani, Polisportiva Masi, che chiude la sua gara, la sua prova, un'ottima gara anche qui alla fine. Tra le donne allora vince Ingrid Mire davanti alla Nittinen e la Tanila, due finlandesi, prima italiana la Kirchleckner e poi la Lucchetta invece settima. Müller vince tra gli uomini davanti a Tenani per soli 7 secondi dietro, e Samuele Curzio, sempre Polisportiva Masi, terzo. Sentiamo le voci dei protagonisti. Sì, in effetti sono contenta della mia gara di oggi, adesso dovrò ancora analizzare un po' meglio, probabilmente qualche scelta non era tra le ottimali, però finalmente sono riuscita a tornare un po' nel ritmo gara, quello che avevo un po' di tempo fa, e penso che sia un buon punto di partenza adesso per l'inverno. Ho corso bene, speravo anche di vincere sinceramente, 8 secondi bruciano, ho corso bene, ho cercato di fare tutto al meglio, 2 o 3 imprecisioni di pochissimi secondi in una gara così, per come sono io sono tanti, però resta comunque questa soddisfazione enorme di chiudere la stagione benissimo.
Ma direi il bilancio è estremamente positivo, abbiamo anche il sole che in questa, nell'occasione della premiazione finale ha allietato finalmente questi atleti, quindi credo di poter dire che le manifestazioni sono state organizzate in modo efficiente, quindi una buona promozione per la federazione, buoni risultati per gli atleti e anche una buona promozione a livello economico per le località che lo ospitano. Grazie a tutti e arrivederci alla prossima stagione. Grazie a tutti, diceva arrivederci alla prossima stagione. Si chiude qui l'avventura del orienteering su Rai Sport per il 2018, ovviamente grazie a Pietro. Grazie a te che sei stato un grandissimo compagno, speriamo di averti appassionato. Volentieri, grazie a Marco Rasi che ha curato la parte tecnica.